Buongiorno agli amici di Teleg in Radio, nella fattispecie. È una radio un po' particolare perché è una radio dai toni tristi, nel senso che tutto quello che sta succedendo ed è successo nelle ultime ore, e speriamo che non si completi nelle prossime, ci lascia davvero perplessi ed interdetti. Una tragedia immane ha colpito la nostra isola della Sardegna, ne parliamo con Rino Tedde, il nostro amico che insomma ci darà una mano a cercare di capire il perché e il per come soprattutto è successo questa tragedia. Come può succedere nel 2013, Dino? Ma credo che gli eventi Intanto che... benvenuto. Sì, grazie a voi, non mi chiamato. Ma sicuramente ormai gli eventi climatici sono sempre più particolari e instabili perché quella bomba d'acqua che è venuta giù a Olbia, lungo il territorio, dalla Certo. parte orientale della nostra regione, sicuramente era una cosa prevista, prevedibile, sicuramente, ma non di quella entità. È una cosa che va sicuramente detta. Purtroppo 17 morti, Rino. Siamo qui a contare i morti, anche se devo dire che qualche opera di prevenzione, quindi l'allertamento c'è stato. Io ho sentito anche il sindaco Giovannelli Certo. stamane, l'intervista che ha rilasciato a Canale 5, e diceva appunto che lui lo stato di allerta l'aveva dichiarato. Ahimè, purtroppo i morti sono dovuti al crollo dei ponti, qualcuno che transitava su quelle strade in quel momento, quindi una tragica fatalità, un appuntamento con la morte, purtroppo Certo. dovremmo dire che quello è, diciamo, È l'ineluttabile, no? imprevedibile, non è che si Imprevedibile. possa evitare. Dispiace per quella signora anziana che è morta dentro casa, ma soprattutto quella mamma con quella bambina trascinata via dalla macchina. Sono delle situazioni sulle quali chiaramente bisognerebbe riflettere, perché quando ci sono situazioni del genere, con allerta meteo così forte, così violenta, la gente andrebbe invitata a stare anche a Certo. casa. Quindi Cosa bisognerebbe fare per sensibilizzare realmente a fare più attenzione anche a quelli che sono i segnali di pericoli? Tu hai parlato di allerta meteo, dopo leggeremo anche quelli che sono i bollettini, perché i bollettini stanno arrivando oggi. Noi stiamo registrando chiaramente grazie a Rino e questa radio andrà in onda. Speriamo che possa servire ad aprire un pochino, o meglio, alzare il livello dell'attenzione. Sono previsioni meteo di oggi, tra pomeriggio e sera ci sarà una nuova fase di maltempo, più marcata, diffusa con rovesci temporali possibili in tutta la regione, quindi è a tutto tondo, nel pomeriggio soprattutto al sud ed in serata nelle zone di Nuoro ed Olbia. Io credo che una delle cose che si dovrebbe sicuramente fare è quello di invitare la gente, secondo me, a non uscire di casa. Quando ci sono allerte meteo così forti, e ormai sappiamo che purtroppo queste situazioni sono sempre più frequenti rispetto al passato, prevenire in maniera veramente forte non è mai troppo. Quindi avrei chiuso le scuole, avrei cercato di chiudere gli uffici pubblici se necessario, cioè tutto ciò che comunque può in quel momento essere quasi, oserei dire, superfluo, anche perché poi alla fine ci troviamo con situazioni del genere, con le strade probabilmente piene di auto, quindi persone da dover salvare, e situazioni soprattutto che possono creare interferenze al piano dei soccorsi e ai mezzi dei soccorsi, perché oltre ciò che comunque si dovrebbe fare nell'ordinario o nello straordinario in questo caso, ma bisogna preoccuparsi anche di chi purtroppo si è messo in strada. In Quindi strada, sono certo. piccole cose che devono essere necessariamente viste, però quello che voglio dire è che... Non c'è troppa leggerezza secondo te parlo anche come privato cittadino, no? Vabbè, io ho i miei impegni, devo fare le mie cose, devo necessariamente raggiungere il posto di lavoro e quant'altro. Mentre invece sarebbe presumibile. Ci vuole un segnale molto forte nel far capire alla gente che mettersi in strada, uscire di casa in quei momenti potrebbe significare innanzitutto la morte, anche come purtroppo abbiamo visto, ma soprattutto creare problemi anche ai soccorsi, che già in Sardegna qualche lacuna ce l'abbiamo. Io insisto nel dire che abbiamo un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è straordinario, io Certo, credo di lo averlo rappresenti. rappresentato, mi va ancora
quasi di rappresentarlo, anche se sono andato via da poco, ma voglio dire, ovviamente i Vigili del Fuoco sono sempre nel mio cuore. Una delle battaglie che i Vigili del Fuoco da Segni hanno sempre fatto è stato quello di dire alla nostra amministrazione: noi siamo l'unica vera isola sul territorio nazionale, non siamo nelle condizioni di avere soccorsi da parte delle altre regioni. È l'unica regione, si parlava fuori onde, no? del purtroppo della tragedia che aveva colpito l'Abruzzo. L'unica regione in Italia a non poter avere il cosiddetto allarme rosso. L'allarme rosso è il coinvolgimento di più colonne mobili regionali. Vorrei ricordare che nell'episodio del purtroppo il triste del terremoto dell'Aquila, nell'arco di poche ore, cioè, le colonne mobili delle regioni confinanti aveva già portato lì più di 1500 vigili del fuoco con mezzi e attrezzature. Non è soltanto un problema di uomini, per cui gli uomini li recuperi, cioè i ragazzi in straordinario, di competenza e soprattutto di conoscenza di come conoscenza. Si deve operare sul, questo non sul territorio. Non noi dobbiamo avere un coefficiente diverso rispetto alle altre regioni, chiaramente del continente. È ovvio che in questo momento l'ultima cosa che si dovrebbe fare è quello di criticare. No, ma non è nostro polemizzare, assolutamente non vogliamo. Dobbiamo cercare in questo momento di incoraggiare, comunque di diciamo essere solidali con coloro che comunque hanno subito danni, purtroppo con le perdite di vite umane che abbiamo avuto, e anche con i Vigili del Fuoco, ma tutto l'apparato di protezione civile che in questo momento è impegnato lì con grande cuore, con grande entusiasmo. Io vorrei dare anche qualche notizia a margine, perché sono aggiornamenti in tempo reale, delle comunicazioni che ci arrivano per esempio all'ANAS. L'ANAS comunica che permangono i disagi a causa del maltempo su alcune strade statali della Sardegna, in particolare la strada statale 125 orientale sarda per l'allagamento del sottopasso all'interno della città di Olbia in via Iscriva, ed è stata chiusa al traffico. Quindi questo è già quello è uno delle zone una trappola, più a rischio, trappola, sì, una vera trappola. Sul posto sono presenti squadre dell'ANAS in attesa chiaramente del deflusso delle acque, e sempre per allagamenti chiusa la strada statale 127 al chilometro 3 più 500 al chilometro 10. Sulla strada statale 129 trasversale sarda, dopo il crollo del ponte ad arco in pietra al chilometro 25.050, si sta valutando la possibilità di ripristinare la viabilità con la posta in opera di un manufatto prefabbricato. Quindi diciamo che si sta lavorando per cercare di ovviare al meglio quelli che sono i disagi che chiaramente sono venuti a creare. Sempre chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord della strada statale 131 nel tratto Nuoro-Olbia per una frana al chilometro 67 circa, mentre la stessa strada è chiusa per allagamenti nel tratto Nuoro-Olbia al chilometro 139. Danni alla strada 389 Val di Budusò e Correboi al chilometro 31.600, la cui carreggiata è stata scalzata da un'onda in piena del rio Correboi, che in quel tratto fiancheggia la strada. La statale è stata chiusa al traffico fra il chilometro 32 e il chilometro 39. Queste sono piccole notizie che però devono essere divulgate. Crediamo che il nostro compito sia anche quello, insomma, di soprattutto per chi si mette in viaggio, per chi si mette in viaggio quelle zone, cercate di evitarlo. Ma in questo momento sicuramente si servirebbe soltanto da intralcio alle operazioni di soccorso che sono in atto, per cui sarebbe opportuno rinviare eventuali impegni, appuntamenti, perché credo che qui si rischia di mettere, a parte il fatto che le previsioni meteo stasera danno ancora un peggioramento sì, quindi sarebbe veramente assurdo rischiare, ma far rischiare anche coloro che poi sono preposti per i soccorsi. Tra pomeriggio e sera, infatti, adesso c'è una piccola tregua per quanto riguarda le zone più colpite ieri dal maltempo. In mattinata sono previsti locali rovesci che interesseranno le zone occidentali e meridionali della Sardegna. Sono le previsioni naturalmente di meteo.it, e secondo cui tra pomeriggio e sera ci sarà una nuova fase di maltempo più marcato e diffuso, con rovesci e temporali possibili in tutta la regione. Nel pomeriggio, soprattutto al sud, e in serata nelle zone di Nuoro e Olbia. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo perché i venti forti sono quelli che poi creeranno, secondo noi, più problemi, perché ci sono previste raffiche fino a 100 km orari. Nella zona intorno a Cagliari, che è stata risparmiata, passatemi il termine, fino a questo momento, e speriamo bene che possa, anche perché laggiù insomma le condizioni sono tremende. Io ho partecipato direttamente, sono stato qualche settimana lì alla Villa Grande Strisaili,
l'alluvione, certo. Quindi conosco perfettamente quelle strade, le grandi difficoltà per poterci arrivare e per operare anche in quelle zone, anche perché le strade non sono sicuramente il massimo. Come ho trascorso qualche giorno anche nell'altra alluvione di Capoterra, anche lì è stato un disastro nel senso della parola, annunciato probabilmente. Cosa è stato fatto però? Poi non voglio entrare in polemica, però cosa è stato fatto? Polemiche, ripeto, zero, non è il caso. Io spero che questo messaggio arrivi alla gente. Cercare di rendere meno drammatiche queste situazioni, d'altronde con la natura non si deve scherzare. Ma siccome con la natura non si deve scherzare, io insisto nel dire che la prevenzione deve essere sicuramente un qualcosa che deve far parte del bagaglio soprattutto della politica, perché poi è la politica assieme ai tecnici che devono dare gli indirizzi, e questi indirizzi tante volte vengono dati, però credo che di questo, ripeto senza polemiche, per la prevenzione non si fa tanto e non si spende sicuramente come si dovrebbe fare. Prevenire significa spendere 4 volte meno che curare. Questo è un dato assodato. Invece purtroppo da questo punto di vista spesso e volentieri, ripeto, per mancanza di fondi, probabilmente per mancanza anche di una certa cultura da questo punto di vista, tante cose vengono meno. Io credo che appoggiarsi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da questo punto di vista anche i nostri politici, io ora faccio parte del Consiglio Comunale, come sai, certo. Sono stato assessore alla Protezione Civile, qualcosa ho cercato di mettere in piedi in quell'anno, l'anno e mezzo più o meno, che ho dedicato a quel settore, perché visto soprattutto il plauso che ho ricevuto soprattutto dagli addetti ai lavori, qualcosa stavamo cercando di mettere in piedi. Ma credo che la protezione civile deve essere un progetto molto più ampio, non relegato. Che sia più condiviso, ritengo che anche noi normali, semplici cittadini dovremmo avere l'opportunità all'occorrenza di poter intervenire e sapere esattamente cosa dobbiamo fare per non intralciare le azioni di soccorso. Non v'è dubbio, noi abbiamo il mondo del volontariato che è molto presente, con dei ragazzi straordinari che si mettono a disposizione sempre, e anche stamani ho ricevuto numerose telefonate da parte di chi opera nel settore del volontariato, chiedendomi a noi cosa possiamo fare per andare là, però non abbiamo le attrezzature, chi è che ce le deve dare? Io credo che il lavoro sarà soprattutto, spero che stasera non ci siano altre conseguenze, perché la Sardegna vi ha pagato abbastanza in questi due giorni, prezzo abbastanza alto, ma cercare di organizzarli un po', questi ragazzi che comunque hanno questa disponibilità, questa voglia di voler fare, cercando, perché stavo dicendo, il lavoro sarà nei giorni a seguire, con chiaramente svuotare le cantine dall'acqua, dal fango. È il paradosso. Però posso dirtelo, ho appena parlato con degli amici ad Olbia, i pochi che siamo riusciti a sentire, perché praticamente è tutto in tilt, adesso andremo a dare anche dei numeri di telefono, dei riferimenti che possono essere utili a coloro i quali ci stanno ascoltando e sentendo. Praticamente il paradosso è che con le pompe in funzione, per naturalmente liberare i vani delle abitazioni, specie quelle dei primi piani o le cantine o i garage, ci sono tantissime macchine praticamente sott'acqua, l'acqua viene fatta defluire sulla strada, i tombini non riescono a mantenere. Si sta creando una sorta di caos, perché l'acqua tirata fuori da questi siti sta continuando magari a defluire e a continuare a procurare danni in altre zone. Ci credo, ma infatti queste sono delle valutazioni che lasciamo ai Vigili del Fuoco, che certo. Sono sul posto nel giudicare appunto i tempi. Scusami se ti disturbo, a proposito di Vigili del Fuoco, Silvio Saffiotti, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, ha praticamente diramato l'ultimo bilancio per quanto riguarda la protezione civile, e tutti i centri abitati della Sardegna colpiti da maltempo sono stati raggiunti dai soccorritori. Ci sono in campo 350 uomini, sì, mi pare di poter dire che per quello che ti riguarda, parlo del tuo corpo perché so che ci sei, insomma, super affezionato, insomma, per una questione proprio di pelle, sì, si muore, è un gran risultato. Poi, a parte dispersi e quant'altro, vorremmo dire che siccome le zone sono difficilmente raggiungibili proprio per quello che è già successo, nella zona di Olbia il 115 è in tilt. Vi diamo dei numeri di telefono
a cui potete rivolgervi per in alternativa. Lo 0789 69502. Esatto. 0789 52020, il comando dei vigili del fuoco, scusate, dei vigili urbani, questo è già di sera, se abbiamo sentito anche, sì. Dove sono tutti occupatissimi, chiaramente, sì. Ringraziamo comunque della attenzione che ci hanno prestato. E poi il 366 66 17 681. Ci vuole per di chi questo? Questi sono i cellulari che possono, un cellulare probabilmente riferito ai soccorsi, dove tutto il fuoco hanno dei numeri diversi. Certo, sono numeri diversi, però tutto in tilt, 115. Questo va detto che certo. Il numero che hai letto è il numero del distaccamento di Olbia. Di Olbia, certo. Di Olbia, che fa riferimento direttamente sul territorio, certo. Ovviamente, perché 115 ce n'è soltanto uno, certo. provinciale, cioè l'intera provincia di Sassari risponde al 115, che è sede, certo. Alla sede centrale di Sassari. Certo. Quello è il numero di Olbia. Parliamo anche dei blackout che sono venuti in essere in queste ultime ore, e numerosi problemi chiaramente di linee elettriche con blackout in molte zone dell'isola. 500 uomini tra tecnici e operai incaricati del centro operativo dell'Enel per il ripristino, lavoro intenso in avverse condizioni meteo, eccetera eccetera. Persistono temporali diffusi, fulmini e forte vento che rendono impraticabili alcune zone dell'isola. L'intervento dei tecnici proseguirà senza sosta naturalmente fino al rientro dell'emergenza meteo, quindi si presume e ci si augura che possa finire presto, anche se poi andiamo a leggere che giovedì c'è questo nuovo, dopodomani ci sarà una nuova perturbazione, cioè bisogna fare molta attenzione. Sì. L'Enel ricorda che è sempre attivo il numero verde di segnalazione guasti all'803500. Ferrovie uguali, stiamo cercando di darvi più notizie possibile, perché ci sembra giusto e doveroso fare in modo che chi ci ascolta possa avere qualche punto di riferimento, perché sinceramente se dovessimo entrare solo ed esclusivamente o cercare di raggiungere i centralini abbiamo veramente dei muri sbarrati, però d'altronde è normale nella circostanza e nell'emergenza. Io spero comunque ci sia un buon messaggio da parte dei sindaci, da parte dei cittadini che comunque capiscano le difficoltà che ci sono. Vorrei ricordare, purtroppo ahimè, quella pattuglia di polizia che ha avuto quell'incidente, sì. Quel poliziotto che purtroppo non è più con noi. Uno della pattuglia. Mentre stavano scortando un'ambulanza, e un vigile del fuoco ferito, credo nella zona dell'Oristanese, proprio diciamo a causa, certo. di queste emergenze. Abbiamo scientemente evitato di puntare il dito, anche perché non è nel nostro stile. Noi cerchiamo invece di fare qualcosa di costruttivo per noi significa incominciamo a pensare che, come ha detto Rino, la nostra è veramente l'unica isola, no? di questa Italia, no? Io dico questa Italia perché sinceramente tante volte mi pare di essere il figlio di un guarda minore. Io posso dirti questo, non mi va di parlare del fatto che arrivi Letta, non mi va di parlare del fatto che ci si muova solo in queste circostanze. Li abbiamo già vissute, okay. Li abbiamo vissute a Capoterra, li abbiamo vissute a Villa Grande Strisaili. Io quando leggo impegno per la Sardegna, cioè mi arrabbio. Il bello è che in queste riunioni, questi incontri che abbiamo avuto, io per 16 anni sono stato segretario generale regionale di Vigili del Fuoco, quindi diciamo vivevo queste realtà, gestivo queste realtà, concertavo queste realtà con i vari sottosegretari, i ministri, chi si è succeduto praticamente nell'arco di questi anni. E devo dire che per la Sardegna questa attenzione c'è sempre stata, nel senso che comunque tutti hanno preso atto che la vera isola del territorio nazionale è questa. Noi abbiamo sempre chiesto che il coefficiente di assegnazione uomini, mezzi e attrezzature uguale sull'intero territorio nazionale avesse una visione diversa per la nostra regione. Nessuno mi ha messo in discussione questo.
nei fatti queste difficoltà ci sono sempre state, certo. Ripeto, senza alcuna polemica in questo momento, però vorrei ricordare che abbiamo nel continente oltre 300 vigili sardi che comunque certo. attendono di rientrare in Sardegna, però, e quindi spero, come temo tantissimo, il fatto stesso di averli, no? Perché prima eravamo fuori anche da conoscono quelle... il territorio, okay. stanno qui, sarebbero una risorsa. Hai parlato diciamo di Villa Grande Sisai, ci è arrivata sì. la notizia che praticamente diverse sono le segnalazioni da parte degli allevatori, sono state ricevute chiaramente anche da Coldiretti, le situazioni più critiche, ha riferito Aldo Manunta, direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra, li abbiamo nel Nuorese con particolari problemi ad Oliene e ad Orgosolo e nell'Alta Ogliastra come sì. Villa Grande Sisai, li guarda caso. Tu l'hai vissuta in prima persona, allagamenti e strade rurali spazzate via dai torrenti in piena. Sì. Come, cioè, voglio dire, come accadde allora. Stesso cioè, Rino. Sai il grande problema che c'è lì, qual è? Cercare, a parte chiaramente mettere in salvo le persone che abitano in queste località, quindi i pastori, ma anche il bestiame, quindi dare quella continuità, quella risorsa di quel territorio. Pensa che con l'elicottero addirittura o con mezzi fuoristrada, diciamo di una certa rilevanza, dovevamo portare le balle di fieno addirittura certo per dar da mangiare gli animali, perché alla fine c'è quella continuità, quella quotidianità, il latte che doveva essere munto e quindi cioè fare in modo che questo tessuto sociale di quel territorio non si fermasse, perché si rischia pure quello. C'è una cosa che mi piacerebbe sottolineare e leggere, sì. è il messaggio di Giovanni Santoporcu, il sindaco di Galtellì Nuoro. Parole brevi, concise, che però dicono tutto. Non trovare le risposte dovute dagli organi competenti è disarmante. Domani qualcuno credo debba dare le risposte. Siamo soli, una vergogna. Giovanni Santoporcu, sindaco di Galtellì Nuoro. Trovo strano. Perché... 80 famiglie evacuate per l'esondazione del fiume Cedrino. Sul posto ci sono chiaramente i carabinieri della compagnia Siniscola, protezione civile e vigili del fuoco. Qualcuno è arrivato sicuramente per questo studio, ovviamente si fa e non ho dubbi, perché l'organizzazione dei vigili del fuoco è straordinaria. Quindi il fatto che comunque si possa arrivare, si è legati ovviamente alle disponibilità di uomini e mezzi, però giusto per dare qualche notizia, quanto so, il direttore regionale Ingegner Salfiotti appunto credo che abbia posto in stato di massima allerta, e il personale da turni di 12 ore consecutivi è passato a 24 ore, quindi personale che opera con continuità finché le risorse ce la fanno, e posso garantirti che in quel momento certo. non si accusa neppure la fatica. Sì, ma perché poi alla fine diventa quasi una missione. Te lo posso garantire. Sì, ma capisco benissimo. Dunque, sono... L'abbiamo già detto, fino a che stiamo registrando, 17 morti già, sono praticamente dei numeri incredibili. Non vogliamo, ripeto, non vogliamo additare nessuno, però quel fatto, cioè Villa Grande Strisaili ha già vissuto un'esperienza. Io credo che riviverla sia non solo disarmante, ma veramente svilente. Io non so quali organizzazioni si siano create nel frattempo da parte della protezione civile locale. Non dimentichiamo che il sindaco è il massimo responsabile della protezione civile. Ahimè, i vigili del fuoco purtroppo non sono presenti in maniera così capillare sull'intero territorio nazionale, anche se devo dirti che in questi ultimi 20 anni, grazie proprio ad un'intensa attività di gestione sia da parte delle organizzazioni sindacali sia da parte dell'amministrazione, vorrei ricordare che uno dei pionieri, una persona straordinaria con cui si è lavorato veramente bene, l'ingegner Mistretta, che oggi è uno dei massimi responsabili nazionali, ha permesso che la nostra regione abbia potuto quasi quadruplicare il numero di distaccamenti, ma noi non abbiamo distaccamenti, noi abbiamo avamposti, perché mentre sul territorio nazionale i distaccamenti distano più o meno 30-40 km l'uno dall'altro, per noi con tempi di percorrenza alquanto limitati, quindi c'è la possibilità in un attimo di far convergere certo. ovunque decine e decine, centinaia di uomini, anche per effetto delle colonne mobili regionali, regioni confinanti, così via, in Sardegna non abbiamo questo. Certo. Ogni distaccamento, se noi lo guardiamo geograficamente, vediamo che è quasi isolato, nel senso che un'isola nell'isola. Un avamposto, io lo chiamo così. Sì, gli avamposti mi ricordano. In un distaccamento sono 6 uomini attorno,
quando sono come organico pieno, altrimenti 4 o 5, voglio dire che fanno veramente un lavoro immane. Ecco, quando c'è un'emergenza del genere, poter essere nell'immediato, in maniera capillare un po' ovunque, viene difficile, però questa organizzazione messa in campo appunto le 24 ore, quindi uomini comunque che in straordinario volano un po' da tutte quante le parti, certo, che abbiamo, è sicuramente, sicuramente, però è veramente è encomiabile, perché no, noi non conosciamo però soste né di giorno né di notte, però Rino, ci sono dire, questi vuoti, ci sì, sono, ci sono dei vuoti, e sono dei vuoti sono che purtroppo non possono essere riempiti se non dall'augurio, insomma, che qualcosa possa cambiare. Perché adesso diamo qualche altra notizia, poi chiaramente ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato e speriamo davvero di poter essere stati utili a coloro i quali hanno e stanno vivendo questa tragedia. È una tragedia che ci colpisce perché non so, è tutta la notte che siamo in redazione, credimi, a cercare di capire il perché, il per come, e cercare di fare qualcosa. Allora, crollato il ponte, sì, immagino. Te lo garantisco. Immagino, però il grosso del problema è che anche Nicola, insomma, e altri amici che volevano muoversi, cosa facciamo? Dove ci rivolgiamo? Corriamo il rischio di arrivare magari addirittura a intralciare, non a aiutare. O dover essere soccorsi, perché ancora le condizioni meteo non si sono stabilizzate, questo, quindi non serve rischiare. Allora, parlando, dunque va bene, Cappellacci, il governatore sarà in giro, chiaramente doveroso per vedere di persona quello che sta succedendo nel coso. Non si sa e non si conosce il percorso che il governatore farà, però crediamo che sia un buon segnale. Credo almeno ci sia il capo della Protezione Civile, Gabrielli. Sì, Gabrielli, e poi da stamattina. Sì. Allora, Olbia naturalmente è la cosa eclatante, case allagate in tutto il centro abitato, la bomba d'acqua, l'hanno definita così ed è vero, è reale. Sì. Abbiamo parlato con persone lì del posto, una cosa incredibile, anche perché qualcuno non si è accorto di niente, tra virgolette, perché ha preferito alloggiare la sua auto nel garage e adesso se la ritrova a galla. Questo giusto per dirvene uno. La zona Bandinu, la zona più colpita, è praticamente diventata una risaia, e questo è uno dei grossi problemi del centro gallurese. Le scuole naturalmente chiuse, a disposizione del sindaco, a disposizione chiaramente di Gianni Giovannelli, che ha già predisposto l'ordinanza, è già in essere comunque. Sopralluoghi sono in corso negli asili comunali per verificare i danni, eccetera eccetera. Un gruppo di bambini che lo scuolabus non è riuscito a riportare a casa hanno trascorso la notte in alcuni alberghi della città. Questo è un segnale importante, insomma, anche certo, per la collaborazione. Centrale operativa comunale riunita permanentemente, l'assessore della Protezione Civile Ivana Russo invita la cittadinanza a usare prudenza e se possibile non uscire di casa. Certo. Questo è il messaggio che avevamo già praticamente certo dato. L'amministrazione di Olbia ha lanciato un appello ai cittadini a non intasare i centralini del pronto intervento in considerazione degli allagamenti minori ed invitano gli olbiesi a soggiornare nei piani alti. Sì, sì. Vista l'impossibilità di far fronte a tutte le richieste di soccorso, al momento si segnala un'interruzione di energia elettrica di linee telefoniche. Dunque, la situazione è pesantissima anche nella provincia di Nuoro, le due province che sono state colpite veramente in maniera pesante. La parte orientale, dove tutte le strade hanno subito danni, e soltanto domani, e quindi oggi in tempo reale, se il tempo era notevole, si potrà fare racconto di un disastro meteorologico annunciato. In salvo due allevatori, padre e figlio, travolti da una fiume in piena a Onani e dati per dispersi. Sotto osservazione le dighe, quelle di Preda e Ottoni in particolare, perché il cedrino nei paesi della Baronia fa sempre paura. Infatti abbiamo letto cosa è successo a Villa Grande Strisai lì. Oggi a Nuoro gli studenti chiaramente non entreranno in classe dopo l'ordinanza del sindaco Sandro Bianchi, che comunque non chiude le scuole. In città il sindaco ha ordinato la chiusura di tutte le scuole per la giornata di domani, dando in carico alla Protezione Civile di effettuare il censimento dei danni causati dal maltempo. Anche a Nuoro il comune invita i cittadini a non usare l'auto, a restare in casa. Dunque, nella provincia sono crollati alcuni ponti sulla strada statale 129 e sulla provinciale 22 che hanno isolato il paese di Oliena nelle zone di Malasuddas, Morgheri, Satrava e Locoe. Le strade sono presidiate dai carabinieri, l'acqua in alcuni punti sfiora il piano stradale, quindi deve essere una situazione della bassa valle, insomma, lì tremendo. Allerta anche in Ogliastra, dove la stamani è chiusa per un tratto nella zona di Piraon,
statale 389 Nuoro Lanusei. Il crollo del ponte ad Argo in Pietro al chilometro 25,50 ha costretto l'ANAS a chiudere la statale 129 trasversale Sarda, mentre sulla 387 del Gerrei è stato istituito il senso unico alternato al chilometro 37,700 a causa di una frana. Problemi anche sulla Carlo Felice, chiusa al traffico nell'Oristanese in entrambe le direzioni, fra il chilometro 108 e 109 per un allagamento. Il traffico è stato deviato su strade secondarie. Abbondanti poggi, chiaramente hanno, le piogge hanno causato una situazione analoga sulla 131 a Basanta Olbia, chiusa in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 50 al chilometro 70 nel Nuorese, 20 km, cioè sì, dove terrei nessuno, mamma mia. Nel capoluogo Barbaricino, intanto, il comune ha invitato i nuoresi a limitare le possibili spostamenti in auto, e nel Treccaglia l'amministrazione ha chiuso la piscina comunale di Terramaini fino alle 12 di oggi, praticamente, anche per lasciare i parcheggi vicini liberi per i mezzi di soccorso e la protezione civile. Nel Medio Campidano sono state evacuate per precauzione alcune case di campagna, chiuso al traffico la strada statale 196 di Villa Cidro tra il chilometro 9 e il chilometro 20. Personale dell'ANAS è al lavoro per ripristinare la circolazione interrotta anche sulla strada statale 198 di Seiui e Lanusei al chilometro 43,700. Sulla 389 Nuoro Lanusei fa i chilometri 65 e 75, altri 10 km, io vorrei capire... Anche qua parliamo cosa, di 11 km, cioè, incredibile. Molto ampia, sì. E sulla statale 293 di Giba dal chilometro 8,500 al chilometro 40, cioè impressionante, sembra un bollettino di guerra. Stesso problema anche per le ferrovie, chiaramente aerei, navi, certo. Insomma, abbiamo un po' di notizie che chiaramente speriamo possano essere... Siamo isolati in questo momento. Siamo isolati. Tra l'altro, cioè, il discorso che facevo a monte prima, noi dobbiamo avere. E posso dirti una cosa: dobbiamo dire grazie a tantissimi ascoltatori, tantissime persone che stanno seguendo in tempo reale l'evolvere la situazione delle varie zone e ce ne danno notizie dove possono riuscire ad avere anche la corrente elettrica con i media. Più popolari sono i social network che ci stanno aiutando e che abbiamo visto, insomma, già delle immagini che sono davvero incredibili. Utilissimo per comunicare agli altri e comunque evitare che però altri possano rischiare. Certo. Veramente una cosa intelligente che comunque si deve fare in questi casi. Quello che vorremmo dire, ripeto, che la situazione non è ancora finita. C'è da segnalare che la famosa cartina rossa, anche se noi purtroppo non possiamo fruire di tutti quei servizi di cui si diceva con Rino Tedde, l'abbiamo già, e posso dirti che il rosso riguarderà tutta la parte est della Sardegna, da Olbia fino alla zona di Cagliari. Non è una bella cosa, quindi crediamo che ci sia da veramente fare molta molta attenzione, perché ci auguriamo tutti di cuore che questo bollettino di guerra possa essere fermato alle vittime già accertate. E, ripeto, non vogliamo scaricare responsabilità su chi che sia, ci mettiamo solo ed esclusivamente ad informarvi. Io credo che serva in questo momento farci riflettere a tutti i livelli, capire dove forse si potrebbe fare qualcosa. Si deve fare. O si deve fare operare. Voglio ancora tenermi. Si deve fare. E quindi comunque sei un operare politico, sei benissimo quei come correttivi che devono essere fatti. È chiaro che non, in tempi certi, tra l'altro. In tempi certi, cioè, perché ripeto, ci si dimentica in fretta, poi passa il periodo, bravo, poi tutto torna alla normalità, si ritorna alla quotidianità e queste cose si secondo me non cosa, si dovrebbero la dimenticare. La cosa peggiore è che ad un certo punto non deve essere solo ed esclusivamente non ci si deve fare l'abitudine, quello che voglio dire io è questo, non si può fare l'abitudine soprattutto a delle cose che con degli impegni, sappiamo benissimo il periodo di crisi eccetera, sì, però spendiamo di più, bravissimo, quello che abbiamo sempre detto. Una lettura profonda diceva che con l'utilizzo di 23 milioni di euro quantomeno si potevano mettere in sicurezza diverse di queste zone, erano stati già presentati progetti eccetera, però
Io poi alla fine non si è fatto niente. Dico che il rischio zero non esiste mai, quindi le fatalità ci stanno per sempre, carità. Un ponte che crolla per carità. Forse si potrebbe rinforzare meglio quel ponte, considerato che comunque è esposto. Si potrebbe, io per parlare degli allagamenti e quant'altro, si potrebbe provvedere in tempi giusti, è stata un'estate però, bellissima, lunghissima, sì. No? Magari mettere in sicurezza gli argini di quei canali di Olbia non credo potesse rappresentare una grandissima, un grandissimo sì, impegno, sì. Anche perché avresti lavorato davvero bene, visto che erano asciutti. Gli argini dei fiumi sono fondamentali. Cos'è successo? È lì che noi lasciamo la cosa. Cos'è successo? Che chiaramente con le 2 ore di pioggia, perché, ripeto, ho parlato con persone che a Olbia vivono 2 ore di pioggia, certo. E cosa succede? Mi ha detto al telefono Salvatore Fiorino, vi dico il nome e cognome, lavora lì all'aeroporto di Olbia, è bloccato con la macchina chiaramente a galla nel suo garage. Cosa succederebbe meglio se piovesse per 3 giorni ininterrottamente? Sicuramente quelle sono zone molto basse, anche quindi più esposte rispetto ad altri. È ovvio che l'alveo dei fiumi, gli argini dei fiumi devono essere diciamo monitorati, e soprattutto gli interventi andrebbero fatti quando questi, come dicevi bene tu prima, sono quasi se insetti. Si liberassero i tombini per permettere magari un miglior deflusso. Insisto, sono tutte dire, cose. Ripeto, io non so come fosse la situazione lì, comunque l'opera di prevenzione indubbiamente è troppo importante. E queste cose spesso e volentieri si dimenticano, perché mai si può pensare che situazioni del genere possono manifestarsi, però gli eventi climatici ci stanno abituando sempre di più a vivere. La natura non so per quale non ragione fa prigionieri. Non fa prigionieri, sì, però sempre di più, e quindi abituandoci appunto a queste situazioni così improvvise, credo che riuscire a monte a fare uno studio dettagliato, un buon certo. studio che ci consenta sicuramente di speriamo prevenire, bene. Noi porterà Rino, noi ci fermiamo a correre qua. Meno rischi. Certo, noi ci fermiamo qua. Prima di salutare chiaramente i nostri ascoltatori, naturalmente nell'esprimere le nostre condoglianze per le persone che sono state colpite da questa tragedia, vogliamo ricordare alcuni numeri, quelli che possono essere utili perché possiate avere conforto o notizie o quant'altro. Intanto la preghiera che possiamo fare è questa: cercate di evitare di uscire da casa, aspettate che le cose realmente si normalizzino. È chiaro che è difficile, ci saranno 20 giorni. Non stiamo nei piani bassi qualora si abbiano, dove si è soliti vivere, che generalmente certo. La zona giorno la si è giù, quelle classiche villette, e la zona notte sta su. Viviamo nella zona notte, organizziamoci in questo modo. Stiamo su qualche giorno. Certo. Quando passa l'emergenza riprendiamo la nostra quotidianità, la nostra vita di tutti i giorni, ma non rischiamo, perché basta un attimo. È vero, è verissimo. Allora, ricordiamo il 115 in tilt, quindi nella zona di Olbia, numeri alternativi 0789-69502, 0789-52020 e 366-6617-681. Per quanto riguarda l'Enel, ricordatevi che potete fruire del numero verde di segnalazione guasti all'803-500. Ci auguriamo davvero che si sistemi tutto e niente, siamo qua a vostra disposizione, la redazione di TeleG è a disposizione per segnalazioni e quant'altro. Rino Tedde, ti ringrazio davvero di cuore. Grazie per voi. Quello che ci hai aiutato in questo, anche perché sinceramente non sapevamo da dove iniziare e chiaramente non sappiamo neanche come finire, tranne che con l'augurio davvero che le cose possono cambiare solo esclusivamente con l'attenzione dovuta a queste cose, cioè anche perché poi la collettività è colpita in maniera così dura, così profonda, e noi l'unica cosa che vogliamo dire è che noi siamo gente di Sardegna e ci rialzeremo sempre col nostro orgoglio, con la nostra volontà, però si può sicuramente fare di più. Questa esperienza, secondo me, spero che questa esperienza negativa di questi giorni ci aiuti effettivamente a vedere
il futuro in un'ottica diversa. Soprattutto per i nostri figli, questo voglio dirlo, e per i nostri... Esatto. Con la natura non si scherza, ci stiamo accorgendo. Che... ripeto, lei quando, quando passa, insomma, combina queste robe, però molta colpa, è davvero tanta, devo dire, di noi uomini. Grazie Rino, grazie a voi, in bocca al lupo e forza. Arrivederci. Il maltempo è stata la causa di un tamponamento a catena che si è verificato a pochi chilometri da Sassari al bivio per Muros, in un punto che è spesso teatro di incidenti, specialmente quando piove. 4 le macchine coinvolte, fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto la polizia stradale e i carabinieri che hanno regolato il traffico e l'ANAS che ha provveduto alla pulizia della carreggiata dai rottami delle auto coinvolte. Nello stesso punto, a poche ore dopo, un altro incidente in cui ha perso la vita un uomo di 65 anni, residente a Sassari ma originario di La Erru. L'uomo, alla guida della sua auto, si è sentito male perdendo il controllo della sua utilitaria, andando a sbattere con un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il poveretto non c'è stato nulla da fare. Il primo volume della raccolta Melodie Sassaresi, prodotto dalla casa discografica Aurora Record, è disponibile al costo di 10 euro presso i nostri studi, presso lo studio Universitade di Piazza Università 9, presso le pasticcerie Vanali in Piazza Santa Maria e via Ettore Mura a Lipunti. Informazioni e prenotazioni allo 079 26 11 50. Le nostre produzioni. Presso la nostra emittente e presso lo studio Universitade, in piazza Università 9, è possibile prenotare Mini Candelieri, edizione 2013, Medi Candelieri, edizione 2013, Madonna delle Grazie, edizione 2013, Madonna di Fatima Pellegrina, edizione 2013. Un albero, una storia, mostra personale di pittura di Maria Sulas, fino al 23 novembre al Centro d'Arte e Cultura Giuseppe Biasi. Tutti i giorni dalle 17 alle 20. L'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus, sezione di Sassari, organizza Natale in Villa. I visitatori troveranno tanti oggetti per i loro doni natalizi. Il ricavato della mostra è destinato al sostegno di Casa AIL. Fino al 24 novembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, presso il Villino Ricci, in Viale Dante 2, a Sassari. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.